Ecco qua, facendo partecipare. Hai bevuto il caffè, Michele? Questa mattina. Grazie. Facendo partecipare Michele, che è già disponibile ed è già in video. È già in video. Il tema di oggi è sul recupero delle aree degradate, sul recupero delle aree degradate. È intervenuto su questo tema la professoressa, che ben ricorderete, Isabella Varraso, dell'Università di Foggia, che insegna geografia economica e quindi conosce bene tutto il territorio della zona, anche perché è stata l'autrice di alcuni progetti di sviluppo territoriale. Io direi che su questo tema, che è un tema concreto, molto concreto, che interessa, ecco, interessa noi tutti, perché vedere le aree degradate, recuperate, diciamo, ci fa vivere meglio, fa vivere meglio la società, fa vivere meglio noi, tutti noi. Dal momento che è stato posto il problema dalla professoressa Varraso, ho ritenuto opportuno di dedicare una sessione proprio del ciclo seminariale a questo tema. Quindi l'ho ampliato in itinere grazie alla disponibilità e alla partecipazione delle due amministrazioni di Monte Sant'Angelo e di Manfredonia, e dal momento che il sindaco o un suo rappresentante di Manfredonia non ancora si fa vedere, ecco, io partirei e darei la parola al rappresentante del sindaco di Monte Sant'Angelo, Michele Fusilli. Michele Fusilli, assessore ai lavori pubblici di Monte Sant'Angelo. La professoressa Varraso faceva un riferimento esplicito a Macchia come zona da recuperare, diciamo, zona periferica di Monte Sant'Angelo. La professoressa Varraso ci ha dato, come dire, l'input per questo seminario. Io darei a questo punto la parola a Michele Fusilli su questo tema, perché chi meglio di lui conosce questo tema del recupero delle zone degradate del comune. Periferiche, diciamo, periferiche del comune di Monte Sant'Angelo. Vediamo se c'è un progetto, che cosa intendono fare, tutte queste cose. Su questo tema poi è chiaro, gli studenti intervengano o direttamente così, mediante il microfono, oppure mediante chat. Gli studenti sanno chattare benissimo. Ecco, Giuseppe Basta sta partecipando. Giuseppe Basta è il vice sindaco di Manfredonia. Il vice sindaco è giovanissimo, avrà 26 anni, laureato in giurisprudenza e conosce bene la professoressa Varraso, che ha posto questo problema, il problema del recupero delle aree periferiche. Stavo dando la parola a Michele Fusilli, poi passerà la parola a Giuseppe Basta, che però non vedo ancora. Che però non Però vedo. credo sia collegato, forse non è attiva la cam, però penso che sia collegato. Eh sì, ma non lo vedo. Lo vorrei vedere prima di darti definitivamente la parola, Michele. Guglielmo Feroci.
Se mi fai... Risulta collegato, però non si vede. Vabbè, allora in itinere cominciamo il seminario. Io do la parola allora all'assessore ai lavori pubblici, Michele Fusilli. Prego, Allora, assessore. buongiorno a tutti. Innanzitutto, come dire, ringrazio il professor Di Asio per l'invito a questo seminario. Così come ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti, i dirigenti scolastici e gli illustri ospiti. E devo dire, come diceva prima il professor Di Asio, soprattutto i ragazzi che ci ascolteranno e mi auguro interloquiranno con noi durante, come dire, questo seminario. Il professore mi diceva qualche giorno fa che il tema appunto è quello delle aree, diciamo, degradate, anche se anche io non sono, come dire, molto, molto d'accordo, insomma, su questa terminologia, nel senso io parlerei più di periferie che di aree degradate. Prima, e quindi ovviamente voglio dire, i nostri territori, come dire, hanno delle caratteristiche che ci impongono delle aree periferiche. Ed esplicito, come dire, con più chiarezza il mio concetto. Vorrei dare, soprattutto, come dire, per far riflettere, per dare spunti sulla riflessione, alcuni dati voglio dire che sono soprattutto di carattere, come dire, numerico, appunto. Io ieri, come dire, per puro caso, sapendo di dover partecipare, è una cosa, come dire, che mi sta molto a cuore, ho preso i riferimenti di quelle che sono le superfici dei nostri territori. Monte Sant'Angelo ha 245 km quadri di territorio. Manfredonia, saluto il collega Basta, non se la passa, tra virgolette, meglio, ha 354 km quadrati di territorio. E adesso voglio dire, sarebbe, come dire, è opportuno, faccio dei, come dire, dei paragoni, dei riferimenti, così voglio dire, ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando. Milano, quindi la città di Milano, il capoluogo della Lombardia, ne ha appena 181. Addirittura Napoli ne ha 119. Cioè, voglio dire, per esempio, il territorio di Manfredonia ha 3 volte il territorio di Napoli. Quindi, come dire, ha l'onere di controllare un territorio così vasto. Io penso, come dire, che questi riferimenti siano, come dire, molto, ma molto, molto importanti. Ovviamente, lo dico, come dire, solo per ricordarlo, la nostra conformazione geografica, insomma, ci porta appunto dalla foresta umbra alla costa e quindi al mare, quindi territori molto vasti, ma soprattutto molto, molto diversi tra loro. Dicevo prima, rispetto al territorio, per esempio, di Macchia, che è la nostra frazione, la Marina di Monte Sant'Angelo, c'è effettivamente una situazione più che altro di ritardo, no? Rispetto ad un sistema infrastrutturale che è molto carente. Io tra le mie deleghe ho la pianificazione territoriale, appunto, come diceva il professor Di Asio, i lavori pubblici. E se consideriamo, allora faccio un passo indietro, il territorio di Macchia io lo dividerei fondamentalmente diciamo, in 4 zone distinte tra di loro. Ci sono due nuclei abitati, che è quello di Macchia Madonna della Libera e l'altro di Macchia Madonna delle Grazie, la fascia costiera è ovviamente la zona industriale che è a confine con il territorio di Manfredonia. Un territorio molto vasto, dove appunto, voglio dire, ci sono due nuclei abitati, una fascia costiera non piccolissima, abbiamo circa 12 km di costa. Su questo, voglio dire, poi magari ci soffermiamo anche dopo se c'è la possibilità. È un'area industriale che, voglio dire,
che conoscono molto bene sia noi che gli abitanti di Manfredonia, in quanto, voglio dire, non è altro che un confine naturale tra noi, appunto, e la città di Manfredonia. Rispetto, come dire, a ciò che riguarda appunto le infrastrutture, sarà strano, insomma, dirlo, soprattutto, voglio dire, diciamo, per i ragazzi ascoltare queste cose qua. Possiamo, come dire, possiamo affermare con certezza che, per esempio, nella piana di Macchia manca a tutt'oggi un sistema idrico. Quindi gran parte delle abitazioni ubicate nella piana di Macchia non sono servite da acqua potabile. O meglio, c'è una piccola infrastruttura di proprietà comunale che serve più o meno soprattutto la piana, che serve con non pochi problemi la piana di Macchia. Manca completamente un sistema fognario, quindi voglio dire, stiamo parlando di infrastrutture primarie. Voglio dire, prima di ubicarsi, insomma, qualsiasi centro abitato avrebbe la necessità di questo tipo di infrastrutture. Diceva il professor Diasio, che cosa avete fatto? Noi, come dire, stiamo amministrando questa città da circa 5 anni, 4 anni e mezzo, infatti siamo, come dire, addirittura d'arrivo. Abbiamo cercato soprattutto di creare delle infrastrutture, infrastrutture che a nostro modo di vedere, insomma, sono necessarie, indispensabili per non poter parlare appunto di periferia. Devo dire che le cose, tutto sommato, nonostante siamo in Italia, la burocrazia, come dire, è davvero, davvero molto, ma molto, ma molto farraginosa, le cose stanno andando abbastanza bene. Nel senso che a breve verrà appaltato l'impianto di depurazione di Macchia, che noi chiameremo HQP, quindi l'acquedotto pugliese chiama Monte Sant'Angelo C, in quanto sul comune di Monte Sant'Angelo, quindi nella parte alta, abbiamo altri due, come dire, sistemi di depurazione delle acque reflue. E quindi, diciamo, fortunatamente, e dopo, credo, voglio dire, tra qualche anno, la piana di Macchia, e quindi, voglio dire, la frazione di Macchia, avrà finalmente un depuratore. Un depuratore, ovviamente, che servirà sia i nuclei abitati che appunto, voglio dire, la parte, diciamo, costiera. E questo, giusto per dare anche dei numeri, questa progettazione, ripeto, che è in uno stato, come dire, molto avanzato, ha un costo di 3 milioni e mezzo e che a breve appunto vedrà, diciamo, l'inizio. Nel contempo ci siamo preoccupati anche della questione Macchia, riferita all'aspetto idrico, che non è poco, perché ovviamente se c'è necessità sia di investimenti e quindi possibilità di investimenti, ma anche per la stessa agricoltura, direi, ma anche per le stesse persone che vogliono, come dire, andare a passare un weekend nella piana di Macchia, ovviamente se non c'è l'acqua potabile diventa davvero, davvero complicato. E voglio dire, anche in questo l'acquedotto pugliese ci ha dato una grossa mano. Stiamo redigendo un piano, una progettazione che, appunto, voglio dire, possa ampliare la rete idrica, e con l'aiuto della Regione Puglia, appunto, dell'acquedotto pugliese, come dire, stiamo mettendo su un progetto che dovrebbe, appunto, dovrebbero realizzare questa situazione che andrebbe, come dire, a potabilizzare tutta la piana. Lo so che sembrerebbe, come dire, sembrerebbe un po' complicato, voglio dire, parlare nel 2020 di situazioni che probabilmente nei centri abitati sono normale amministrazione. No, magari c'è la rottura, c'è la perdita momentanea, l'interruzione momentanea dell'acqua potabile, però nella piana purtroppo, insomma, questa situazione è stata ed è ancora tuttora carente. Molti si chiederanno, ed è, come dire, un tam tam soprattutto per i cittadini di Monte Sant'Angelo, è il piano di
come dire, di sviluppo anche della costa. Per farla, come dire, breve, anche perché altrimenti tedierei molto, soprattutto secondo me, gli studenti, per realizzare uno sviluppo, soprattutto dal punto di vista turistico, c'è la necessità di programmare. La Regione Puglia ha deciso che ogni cittadina, quindi ogni comune che ha un affaccio sulla zona costiera, si deve dotare di un piano comunale delle coste. Che cos'è questo piano comunale delle coste? Sono, come dire, delle regole che il comune, ovviamente seguendo delle indicazioni di carattere regionale e nazionale, deve darsi per poter sfruttare al meglio, come dire, la parte costiera. Anche in questo, diciamo, dopo non pochi problemi, insomma, ne stiamo venendo a capo. Quindi mi auguro e penso che da qui a qualche mese anche il Comune di Monte Sant'Angelo si doterà di questo famoso piano comunale delle coste che in qualche modo ci potrà dare, come dire, maggiori possibilità dal punto di vista appunto degli investimenti turistici, anche se dobbiamo ammettere che la nostra costa, come dire, nonostante, come dire, in termini di vicinanza appunto è molto vicina a quella di Manfredonia e Mattinata, è molto differente, in quanto il 90% circa, come dire, appunto è rocciosa e in molte zone non praticabili. Ovviamente già abbiamo degli insediamenti turistici alberghieri, però effettivamente rispetto a quella che è la lunghezza è ben poca cosa. Che cosa dire più? Dal punto di vista dei servizi, uno dei due centri abitati, purtroppo, voglio dire, è una questione che riguarda, insomma, un po' tutte le città, però ovviamente nei piccoli centri, e io considero un piccolo centro la frazione di Macchia, il numero dei bambini è, come dire, non è molto elevato. I servizi che il comune riesce in qualche modo ad offrire alla piana è una scuola dell'infanzia che si trova attualmente in uno dei due centri abitati, a Macchia Posta, in quanto l'istituto che è ben più grosso, che si trova a Macchia Madonna della Libera, è momentaneamente inutilizzato per questioni strutturali. Anche da questo punto di vista ci siamo attivati e ci auguriamo, come dire, che nel breve tempo, in tempo possibile, come dire, non molto lungo, riusciamo in qualche modo a riattivare quella struttura. Una struttura, come dire, che oltre ad essere una scuola dell'infanzia, quindi una scuola materna, che ospita attualmente 7 ragazzi, potrebbe servire anche come centro di aggregazione giovanile per l'intera comunità. Io direi che per quanto riguarda, diciamo, la frazione di Macchia, le criticità in effetti ci sono. Ci sono perché, come dicevo prima, il comune ha sicuramente, quindi la pubblica amministrazione ha sicuramente delle colpe, perché nel corso degli anni, immaginate che fino a 10 anni fa, per esempio, il comune aveva, come dire, un dipendente nella frazione di Macchia, ma aveva anche circa oltre 100 dipendenti comunali. Adesso ne ha all'incirca la metà e devo dire che i servizi non sono assolutamente diminuiti, bensì sono aumentati e forse anche a dismisura. Pertanto diventa complicato amministrare territori così vasti. Io credo che la stessa preoccupazione ce l'abbiano anche, come dire, gli amici di Manfredonia,
mi diceva il professor Diace, che l'ultima volta insieme alla professoressa si è parlato della frazione montagna, che noi condividiamo con Manfredonia, appunto, è un territorio diviso a metà. Io qualche settimana fa, proprio in frazione montagna, ho fatto un giro perché dovremmo, insomma, in qualche modo garantire anche la semplice viabilità, che potrebbe sembrare, come dire, una cosa appunto di facile soluzione, ma io sono convinto che, come dire, in quella frazione sono anni che non vengono asfaltate le strade. Ci sono, come dire, voragini un po' dappertutto. È chiaro, voglio dire, che a livello, come dire, come ragionamento generale, se le amministrazioni comunali vengono dotate di strumenti e soprattutto di risorse, io penso che abbiano a cuore ovviamente i nuclei abitati, ma anche i centri che si trovano, come dire, chiamiamoli in periferia. Ovviamente, voglio dire, se non abbiamo, come dire, se non abbiamo risorse, se non abbiamo strumenti per poterlo fare, diventa difficile, come dire, portare i servizi da un po' dappertutto, e quindi sia nei centri abitati che nelle periferie. Infine, poi ovviamente sono disponibilissimo, come dire, ad intervenire, voglio dire, qualora ci fosse l'interlocuzione, come dicevo prima, con gli studenti o comunque con gli altri partecipanti. Non di poco conto e molto attuale è la questione dell'area industriale, che forse, voglio dire, il professor Diace, il professor Piemontese, come dire, ricordano meglio, sicuramente meglio di noi, il post stabilimento petrolchimico. È quello, insomma, che dopo il primo, secondo e terzo protocollo, voglio dire, dove sembrava che, come dire, quell'area potesse in qualche modo riprendere fiato e dare speranze dal punto di vista, appunto, industriale ai cittadini, dobbiamo essere, come dire, altrettanto onesti nel dire che, come dire, molte di quelle aziende che si erano insediate, che avevano in qualche modo dato una speranza, ad un certo punto, come dire, sono andate via, sono fallite, hanno chiuso, e pertanto, voglio dire, c'è stata un'ennesima delusione. Dovremmo senz'altro, come dire, lo dico, come dire, con molta chiarezza, ma, come dire, in amministrazione ne siamo convinti, dovremmo senz'altro collaborare con la città di Manfredonia, con il comune di Manfredonia. Siamo sicuramente convinti, come dire, che è una terra, nonostante, come dire, gran parte dell'area sta nel territorio, nel comune di Monte Sant'Angelo, dobbiamo senz'altro, come dire, dialogare. Dobbiamo dialogare per consentire a quegli insediamenti produttivi che resistono, che danno comunque del lavoro a cittadini di Monte, di Manfredonia, di Mattinata, di San Giovanni Rotondo, e quindi, come dire, ci danno un po' di economia, ci danno un po' di respiro. Dobbiamo consentire che ci siano altri investimenti. Poi si può discutere sul tipo di investimento. Sono convintissimo, come dire, che le strade per raggiungere, come dire, risultati ottimi anche da un punto di vista ambientale ci sono e si possono trovare. Però ci sono le condizioni, appunto, per dare altre possibilità, soprattutto ai ragazzi di Manfredonia e di Monte Sant'Angelo, di non emigrare, che è un vero dramma. E ovviamente c'è la necessità, appunto, che ci sia il lavoro. E un'area infrastrutturata come quella, appunto, di Macchia, come difficilmente la si trova in giro. Potremmo aggiungere, insomma, altre situazioni, per esempio la candidatura e quindi l'ottenimento della ZES, quindi dei benefici fiscali che quelle aree avranno probabilmente nei prossimi mesi, e quindi sono attrattive per gli imprenditori. Ecco, sono tutti ragionamenti che stanno sul tavolo, e le amministrazioni
mi rivolgo soprattutto, insomma, all'amministrazione di Manfredonia che si è appena insediata, devono, come dire, portare necessariamente avanti. Perché se da un lato, come dire, c'è una situazione, leggevo, insomma, un po' di cose in giro, rispetto alla natalità, no? Che è molto bassa e non riguarda solo il meridione, riguarda anche il nord, riguarda forse il mondo intero. E quindi già soffriamo questo tipo di spopolamento che appunto riguarda un po' tutti. Se poi, voglio dire, non creiamo le condizioni, soprattutto per i ragazzi, di restare, diventa davvero complicato parlare di sviluppo, parlare come dire, di resistere nei nostri territori. Non aggiungo ovviamente, anche perché altrimenti, voglio dire, i temi diventano tanti rispetto alle difficoltà, insomma, che i nostri territori vivano anche rispetto a quelle che sono le forme di mafia o delinquenziali che in qualche modo danno il loro contributo ovviamente negativo rispetto a queste situazioni. Pertanto, mi avvio veramente alla conclusione. Pertanto l'invito, ecco, un invito voglio fare, soprattutto lo dicevo al professor Diace qualche giorno fa, l'invito che voglio fare soprattutto ai ragazzi di non mollare, di occuparsi soprattutto della cosa pubblica, quindi voglio dire, come diceva qualcuno, sporcatevi le mani, entrate in amministrazione. I ragazzi di Manfredonia vedranno che il vice sindaco, insomma, di Manfredonia è molto giovane, ma ho visto che la compagine amministrativa come dire, è molto giovane, devo dire anche a Monte Sant'Angelo, ma la stessa cosa sta avvenendo a Mattinata. Quindi voglio dire, diamo una mano, collaboriamo e entriamo, mettiamoci in gioco. Io penso che sia, come dire, l'unico modo per poter dare, come dire, una speranza ai nostri territori. È necessario, è indispensabile che l'amministrazione pubblica sia guidata. O comunque ci siano tanti giovani all'interno delle pubbliche amministrazioni. Con molta onestà, io ho 47 anni, io sono convinto che i ragazzi, come dire, molto più giovani di me, hanno una marcia in più, hanno, come dire, una voglia di fare che, come dire, li contraddistingue, e io penso che sia davvero, come dire, non dico l'unica speranza, ma una speranza per il nostro territorio. Bene, ti ringrazio, Assessore Michele Fuselli, che ha posto parecchi problemi, ecco, delle aree periferiche, dell'area periferica di Macchia, ma anche in generale problemi di partecipazione politica al governo locale, che è un problema di vera democrazia, di vera democrazia. Io passerei a dare la parola, però non lo vedo, professor Ferosi, a Giuseppe Basta per un intervento di altrettanti 20 minuti. A Giuseppe Basta ha alzato la mano, però io non lo vedo. Ecco qua, bene. C'è, Mimmo, ci Bene, sta. bene, 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 ok. E allora la parola a Giuseppe Basta, ha a disposizione 20 minuti, come li ha avuti Michele Fusilli, e niente, siamo tutti orecchie per ascoltare il vice sindaco giovanissimo di Manfredonia. Prego, laureato mi sembra in giurisprudenza, se non sbaglio. Prego, assessore. Non c'è il collegamento, no, no, non lo so. È uscito, evidentemente aveva qualche problema, forse deve rientrare, vediamo un attimo. Ecco, sta Bene. partecipando, è rientrato. Allora, la parola a Giuseppe
Giuseppe Basta, vice sindaco di Manfredonia, per una relazione che non superi i 20 minuti. Prego. Mi dice che il microfono non va. Non lo so. Forse bisogna chiudere qualche microfono, è possibile? Sono tutti chiusi. Il microfono è aperto del vice sindaco, però non lo sentiamo. Credo sia una connessione debole. Forse gli conviene cambiare dispositivo, può anche collegarsi col telefonino eventualmente. Provo in questo modo. Ecco, ora la sentiamo. Ok, io sono passato al telefono. Mi sentite? Sì, penso che può iniziare a parlare, le aveva già dato la parola il professore Di Asio. Perfetto, ringrazio per avermi dato la parola al professor Di Asio e porto prima di tutto i saluti del sindaco che purtroppo a causa di concomitanti impegni non è potuto essere presente per portare il suo saluto personale. Come ha detto il professor Di Asio, sono il vice sindaco di Manfredonia, Giuseppe Basta, sono laureato in giurisprudenza e ho 25 anni, quindi ho anche un certo piacere a parlare a dei ragazzi in età scolastica, perché mi collego anche al ragionamento finale dell'assessore Fusitti. È importante che noi amministratori e che quindi la politica si avvicini alla popolazione, soprattutto ai giovani, perché alla fine noi giovani siamo non solo il futuro della classe dirigente, ma a mio modo di vedere, d'altronde se ho fatto questa scelta, anche il presente della classe dirigente. Dobbiamo essere noi per primi a sporcarci le mani e a cercare di cambiare le cose, perché poi lamentarsi senza cercare di trovare delle soluzioni può essere corretto, ma fino a un certo punto. Tornando al tema, diciamo, dell'incontro, del seminario di oggi, quindi alla riqualificazione di aree degradate urbane ed extraurbane, anch'io come l'assessore Fusilli mi sono concentrato principalmente sulle aree periferiche. Noi come amministrazione ci siamo insediati da pochissimo, però siamo già venuti a contatto, quindi siamo già venuti a conoscenza su quali siano le problematiche riguardanti le periferie del nostro territorio. Ovviamente parliamo di un territorio vastissimo, perché comunque Manfredonia si espande tutto intorno, abbiamo la Riviera Sud, quindi tutto la litorale da Siponto fino a Ippocampo, con gli sciali, abbiamo anche l'area di Borgo Mezzanone che è una sorta di isola a metà tra noi e Foggia, abbiamo la frazione montagna e poi anche se appunto non riguarda, appartiene al territorio di Monte Sant'Angelo, comunque per certi versi anche la vicinanza rispetto alla frazione di Macchia e quindi alla zona industriale eccetera, sono comunque argomenti di fondamentale importanza per noi come amministrazione e per la città di Manfredonia. Mi voglio concentrare principalmente sulla frazione montagna, anche perché io sono residente a San Salvatore, quindi anche la frazione montagna ha un assessore, un vice sindaco residente proprio nella frazione di San Salvatore. Purtroppo non voglio dare la colpa a nessuna vecchia amministrazione, non mi piace parlare del passato assolutamente, però comunque è sotto gli occhi di tutti che molto spesso negli anni precedenti molte volte la frazione montagna e un po' tutte le periferie sono state abbandonate a se stesse. Parliamo sia dal punto di vista appunto delle strade, basti pensare che le strade sono tutte piene di fossi, strade che non sono mai state rifatte. Parliamo dal punto di vista delle strutture, dell'illuminazione stessa, ad esempio. È stato costruito a San Salvatore un parco giochi che però non è accessibile di sera perché non manca totalmente l'illuminazione. In precedenza a San Salvatore c'erano una serie di servizi, quale poteva essere il
vi era un medico che andava una volta a settimana a San Salvatore, c'era lo spazzino, ad esempio a San Salvatore manca anche lo spazzino, noi puliamo le strade da noi abitanti di San Salvatore. Al tempo stesso c'era una scuola che ormai è in disuso. Quindi vi sono tutta una serie di problematiche che fanno riferimento anche ai, diciamo, ai servizi più basilari, più elementari, anche per quanto riguarda i trasporti. Ormai vi è solo una corsa la mattina e una per ritornare più o meno all'ora di pranzo. Quindi nel caso in cui uno voglia scendere attraverso il trasporto pubblico a Manfredonia, non gli è possibile se non attraverso un mezzo personale. Quindi sono una serie di problemi che poi, analizzandoli singolarmente, diciamo, i cittadini di questo tipo di frazioni, di questo tipo di località, non chiedono mica la luna, chiedono esclusivamente degli interventi elementari che però poi, dato che col passare del tempo non sono stati mai effettuati, visti nella loro totalità, possono sembrare anche di difficile realizzazione. Come detto in precedenza, poi abbiamo anche la zona di Borgo Mezzanone, dove, diciamo, i problemi, oltre che strutturali, sono di carattere sociale. La zona della Riviera Sud, che presenta molte problematiche, quali possono essere le stesse di San Salvatore. Quindi, diciamo, ci sono una serie di problematiche. Dal punto di vista degli interventi che noi stiamo attuando e che abbiamo intenzione di attuare, ovviamente ci siamo insediati da poco. Quindi il nostro primo intervento è stato, cioè, diciamo, le nostre prime operazioni hanno riguardato una questione di confronto con la comunità, perché riteniamo fondamentale che vi sia un confronto fattivo, una vera e propria collaborazione tra noi e le comunità più delle periferie, perché per quanto comunque facciano parte, il nostro compito deve essere quello di integrare le periferie all'interno della città, diciamo, in una visione unitaria, però al tempo stesso bisogna essere coscienti della realtà e del fatto che al momento anche loro si comportano e sono trattati come se fossero delle comunità a parte. Quindi il nostro compito deve essere prima di tutto questo, quello di confrontarci e di cercare di capire quali siano le problematiche, e l'abbiamo fatto fin dal primo giorno, abbiamo fatto parecchie riunioni, stiamo iniziando ad affrontare tutti i temi e al tempo stesso abbiamo intenzione anche di prevedere delle figure previste da statuto. Stiamo lavorando proprio su questo, perché vogliamo far sì che dei rappresentanti delle varie zone periferiche possano partecipare al Consiglio Comunale, ovviamente senza diritto di voto, esercitando un vero e proprio diritto di tribuna, in modo da avere delle risposte concrete e non, diciamo, delle promesse che non possano essere mantenute. Ovviamente nello sviluppo non solo infrastrutturale ma anche sociale di queste zone, quindi principalmente anche della frazione montagna, un ruolo fondamentale potrà essere svolto dal PNRR, perché noi amministratori abbiamo un'occasione irripetibile a mio modo di vedere, perché mediante i fondi del PNRR dobbiamo essere prima di tutto bravi ad intercettare, perché comunque ottenere i finanziamenti, i soldi ci saranno, ma ottenerli non sarà così semplice, perché c'è sempre bisogno di una certa percentuale di innovazione, c'è bisogno di progetti importanti, di progetti realizzabili soprattutto. E al tempo stesso c'è bisogno, e dobbiamo essere bravi noi amministratori, poi a sputarli i soldi che arriveranno e che saremo in grado di intercettare. Perché comunque, ripeto, non voglio fare confronti col passato, però mi ricollego un po' al discorso dell'assessore Fusilli. Anche in passato abbiamo avuto l'opportunità come zona di svilupparci in un certo modo, penso ad esempio al contratto d'area. Però è stato un po' quasi come un fumo negli occhi, perché poi nel corso del tempo le aziende sono andate via e quindi siamo tornati un po' al punto di partenza. Quindi questa volta abbiamo un'occasione irripetibile e siamo chiamati a sfruttarla in tutto e per tutto. Non possiamo permetterci né di perdere questi finanziamenti né di utilizzarli nella maniera sbagliata. Dobbiamo essere in grado di pianificare, di programmare e di far sì che mediante questi finanziamenti, perché poi alla fine arriveranno anche un sacco di finanziamenti proprio specifici riguardanti la rigenerazione, la riqualificazione di aree, è brutto da dire degradate, però diciamo di aree degradate extraurbane, che quindi avranno a che fare sia, io ho la delega alla transizione ecologica, quindi l'ex ambiente, quindi avranno a che fare sia con l'ambito ambientale appunto, ma guardi la riqualificazione di aree verdi,
oppure penso anche a magari al fotovoltaico, l'energia rinnovabile, avranno a che fare con la questione delle infrastrutture, quindi con i lavori pubblici, avranno a che fare anche con l'ambito sociale, perché poi quando parliamo di periferie si fa sempre riferimento a, diciamo, magari all'ambito infrastrutturale, a quello dei servizi, ma è fondamentale anche tenere conto dell'ambito sociale, perché poi, diciamo, l'arretratezza dal punto di vista infrastrutturale comporta anche una certa arretratezza dal punto di vista sociale. A mio modo di vedere le cose vanno quasi di pari passo, perché poi anche nell'ottica di un'opinione pubblica si crea proprio una frattura, una differenziazione tra le varie zone. Diciamo, io vivo in città, tu vivi fuori, quindi c'è anche una differenza dal punto di vista sociale che è fondamentale eliminare, perché alla fine Manfredonia è unica e tutti i cittadini dovrebbero essere, almeno in teoria, trattati allo stesso modo. E mi permetto anche di fare una breve digressione per quanto riguarda un altro tema molto importante, perché comunque sappiamo che viviamo in un territorio particolare, è un eufemismo chiamarlo particolare, perché purtroppo viviamo in un territorio in cui la criminalità c'è e non possiamo negarlo, e la criminalità molto spesso trova terreno fertile in zone che appunto sono più dimenticate, in zone che sono meno valorizzate, quali faccio sempre l'esempio di Borgo Mezzanone. In questo, ad esempio, a Borgo Mezzanone diciamo è sempre alla cronaca per la questione del capolarato, e questo è perché a livello, oltre che a livello di Stato, anche a livello di amministrazioni locali, perché poi lo Stato deve darci un grande aiuto, ma dobbiamo essere anche noi amministratori locali a sporcarci le mani e a impegnarci per determinate realtà, perché ovviamente quando si abbandonano determinate zone la criminalità trova terreno fertile e si sviluppa molto più facilmente rispetto a zone in cui magari il controllo è più alto, la vita anche a livello sociale è più importante. E in questo discorso, come diceva l'assessore Fusilli, risulterà di fondamentale importanza anche una collaborazione tra il comune di Manfredonia e il comune di Monte Sant'Angelo, perché appunto vi sono alcune zone che magari appunto appartengono territorialmente al comune di Monte Sant'Angelo, ma che poi a livello territoriale sono molto vicine anche al comune di Manfredonia. Quindi anche per uno sviluppo delle imprese a livello occupazionale, perché comunque se vi sono delle imprese in un territorio vicino a Manfredonia e vicino al tempo stesso a Monte Sant'Angelo, si crea uno sviluppo a livello occupazionale di entrambi i paesi, come anche di Mattinata, che comunque è vicinissima. Quindi un rapporto di collaborazione, di dialogo e di confronto sicuramente non può far altro che migliorare la situazione ed aiutare la situazione. Poi sono certamente disponibile ad ascoltare magari qualche intervento e qualche domanda da parte dei ragazzi. È importante che a queste belle parole, quindi a questi buoni propositi, l'importante è che poi seguiranno i fatti, ed è quello che noi come amministrazione abbiamo intenzione di fare. Bene, grazie assessore. Apprendo che ha la delega alla transizione ecologica e quindi, come dire, i fondi che eventualmente arriveranno dal PNRR, ecco, vengano catturati e spesi bene. È una raccomandazione che il professor Lopez, che insegna economia politica all'Università all'Orientale di Napoli, è una raccomandazione che ci faceva nel secondo seminario che abbiamo tenuto. Io spero che questi seminari vengano postati su YouTube, come è stato promesso, in maniera tale da dare a tutti la possibilità poi di comprendere, ecco, tutte le tematiche che stanno venendo fuori da questi seminari, che non sono seminari così, appunto, aleatori, come si vede, sono seminari che riguardano problemi concreti, reali, che ci toccano
toccano da vicino. La cultura deve essere questa, la formazione, l'alta formazione politica deve essere questa, ecco, deve toccare i problemi nostri, i problemi della società, i problemi della società, cercare, ecco, con l'aiuto di tutti, con il controllo di tutti, cercare di dare una soluzione o perlomeno avviare a soluzione questi grandi problemi, piccoli e grandi problemi. Io darei, ecco, la parola a questo punto per il dibattito ai ragazzi che possono intervenire sia direttamente, ripeto, sia con chat, perché disponibili, ecco, sono per una buona mezz'ora fino alle 11, sono i due assessori che hanno parlato e sono intervenuti. Prego. Mimmo, scusa, vorrei intervenire un attimo io. Un attimo. Ci mancherebbe. No, perché proprio a proposito di aree interne, volevo dare una bella notizia ai ragazzi, perché li riguarda direttamente. E vabbè, il vice sindaco, spero che lo sa, ma è stato approvato l'accordo di programma quadro Regione Puglia, area interna Gargano. È un'area interna costituita da solo alcuni comuni del Gargano, quelli interni, appunto ci sta Monte Sant'Angelo, Cagnano, Vico e poi non mi ricordo qualche altro, e questo è stato appena approvato, o meglio, dovevamo partire 2 anni fa, poi la pandemia ci ha bloccato e adesso stiamo ripartendo. Il finanziamento è anche stato autorizzato e a partire da settembre ci saranno delle attività finanziate appunto con i fondi POR che riguarderanno le scuole direttamente da tutti i punti di vista, sia per acquisizione di strumentazioni sempre ovviamente per la didattica o comunque per le attività previste in questo progetto. Per esempio per la nostra scuola abbiamo previsto l'acquisto di arredamenti per la nostra biblioteca, perché la biblioteca dovrà diventare un polo culturale per il territorio, inteso non solo come Monte Sant'Angelo, è diciamo un ambiente aperto alle altre due scuole del territorio, ma anche a altri enti o chiunque voglia contribuire allo sviluppo culturale del nostro territorio. Non solo, saranno previste delle attività di formazione per i docenti specifici su alcune tematiche, tipo l'orientamento, perché come si diceva prima, uno dei problemi focali delle aree interne è proprio anche il lavoro, il tema del lavoro. Quindi bisognerà andare, ecco, a trovare delle strategie per convogliare le energie dei ragazzi su lavori che possano essere effettivamente importanti per il territorio. Ci saranno anche delle attività educative rivolte direttamente ai ragazzi per il recupero delle competenze di base, per lo sviluppo delle competenze digitali, ma non solo, anche per la socializzazione. Diciamo è ampio spettro, ogni scuola ha presentato dei propri progetti e ripeto, questo dovrebbe partire materialmente da settembre come attività e durerà 2 anni. Coinvolgerà appunto le scuole di questi comuni dell'area interna. Quindi come vedete i fondi ci sono, è difficile spenderli, come diceva il vice sindaco Basta, ci sono diverse problematiche, mancano, ecco, questo può essere un suggerimento per i ragazzi, soprattutto voi di quinta che state per iscrivervi all'università, mancano delle figure per la gestione di questi finanziamenti. Vi faccio un altro esempio, penso che l'avete sentito tutti quanti in televisione, che qualche giorno fa noi dirigenti delle scuole superiori siamo stati convocati dal presidente della provincia di Foggia per dei finanziamenti che sono arrivati oltre un anno fa alla provincia per acquisto di mascherine
disinfettanti, computer, eccetera, eccetera. E da una parte la provincia ha la difficoltà di gestire somme ingenti, stiamo parlando di 15 milioni d'euro, e fare bandi superiori alla soglia comunitaria non è semplice per nessuno. Figuratevi nella provincia dove hanno subito dei forti tagli di personale. Che cosa è successo? Che la provincia, per risolvere un po' il problema, ha deciso di destinare direttamente questi soldi alle singole scuole. Ma cioè, non è che poi si risolve tanto il problema. Parlo della mia scuola, dovrebbe essere di circa 195.000 euro il finanziamento che verrà dato solo al Giordani, ma vi dico che ci sono altre scuole del territorio che arrivano a 600.000 euro. Allora, io non lo nego, ma neanche per una segreteria di una scuola è semplice gestire un finanziamento del genere, perché si tratta di fare bandi, si tratta di stare attenti alle procedure, fare in modo corretto, perché il nostro territorio, non ce lo nascondiamo, lo sappiamo che problematiche abbiamo a livello di corruzione, per non parlare di infiltrazioni mafiose. Quindi, come vedete, serve aiuto e in alcuni casi sono previsti dei finanziamenti proprio per figure specifiche di supporto a questo tipo di attività, tipo per esempio proprio questo finanziamento di cui parlavo dell'area interna a Gargano. Lì hanno previsto che c'è la possibilità di individuare delle figure specifiche di supporto alla gestione di questi finanziamenti. Ripeto, non è semplice e io temo che con il PNR questo problema diventerà ancora più complesso, perché già solo negli ultimi due anni, io parlo delle scuole, ma penso che i comuni, le province siano nella stessa situazione, ma negli ultimi anni a noi sono arrivati finanziamenti da tutte le parti, il personale è sempre lo stesso e seguire tutto non è assolutamente semplice. E la paura mia personale, ma penso di tutti gli amministratori, è che potremmo arrivare a restituire indietro questi soldi senza utilizzarli, proprio perché non ce la facciamo a tenere sotto controllo tutto. Quindi questa era una mia preoccupazione che volevo manifestare un po' a tutti. Va bene, ora non so se ci sta qualche ragazzo che vuole intervenire. Sì, grazie Michela. Non c'è il video, Michela. Ecco, vabbè. Eccola qua. Bene. Se c'è qualche ragazzo che vuole intervenire, anche con chat, ripeto. Guardate voi, i relatori, guardate se ci sono chat. Perché in genere i ragazzi scrivono, perché scrivere e chattare è più semplice di intervenire direttamente. Fimo, nell'attesa, come dire, che magari qualche ragazzo interviene, io, come dire, il suggerimento che do a te, soprattutto, voglio dire, il tema posto da Michela Granatiero è di vitale importanza. Cioè, intendo dire, una riforma della pubblica amministrazione. È chiaro che, voglio dire, è un tema, voglio dire, molto grosso, molto vasto, però ha ragione Michela, voglio dire, se poi, come dire, arrivano, come dire, tanti soldi, ovviamente, e noi siamo consapevoli, come diceva pure Giuseppe Basta, che i soldi vanno spesi in maniera, come dire, bene, con oculatezza. Poi è chiaro che, voglio dire, non si possono fare miracoli se non hai personale, come se i tempi sono quelli che sono. Se hai delle strutture, parlo del comune, ma ovviamente, come dire, le scuole forse è ancora peggio, così come peggio sicuramente anche la provincia di Foggia, che tra l'altro si trova ad essere anche stazione appaltante per diversi comuni.
capirai bene che, come dire, le situazioni, voglio dire, non collimano, e pertanto è davvero complesso e complicato. A questo ci potremmo aggiungere anche il fatto che se non hai controlli adeguati, poi magari, voglio dire, le maglie sono larghe, ci si può infilare anche altro tipo di situazioni, voglio dire, penso soprattutto alla malavita, insomma, perché, voglio dire, fiutano gli affari. Io penso che sia un tema che tu possa trattare, magari ovviamente in un altro seminario, perché, voglio dire, ci sarebbe tanto, tanto, tanto da dire. Diceva, noi ci siamo, come dire, lo do pure come spunto, no? Rispetto a quelli che sono i primi avvisi del PNRR, che riguardano in gran parte le scuole, appunto, Michela. È vero che, voglio dire, con molta onestà, come dire, in questi anni non sono mancate le risorse, devo essere onesto. Anche il piano triennale dell'edilizia scolastica che della nostra regione è stato, come dire, un piano, come dire, molto importante, che ha portato diverse risorse sul territorio, in termini infrastrutturali, ma non solo. Però faccio visto, insomma, vista la presenza di Michela Granatiero, faccio l'esempio del Giordani di Monte Sant'Angelo, cioè, voglio dire, è impensabile che tu possa prendere il finanziamento 3-4 anni fa e parti i lavori dopo 4 anni. Ovviamente, come dire, il mondo contemporaneo non ti consente questi tempi. E purtroppo, come dire, per come è strutturato il sistema, non do la colpa ovviamente a nessuno, il sistema ti porta, come dire, a questa lungaggine dei tempi. Ci sono stati anche percorsi che in qualche modo volevano abbreviare le situazioni. Penso al CIS Capitanata. Che cos'è il CIS Capitanata? Ad un certo punto, sotto il governo Conte, decise, insomma, di finanziare alcuni progetti nella provincia di Foggia, progetti grossi. Per esempio, quello che ha riguardato il nostro comune è stato un acquedotto rurale nella valle di Carbonara. È un'infrastruttura, voglio dire, viaria qui a Monte Sant'Angelo. Però considerate, come dire, che il finanziamento l'abbiamo ottenuto, credo, nel 98, quindi 4 anni fa, siamo ancora, come dire, in una fase primordiale rispetto alle progettazioni, non dei lavori, alle progettazioni. Questo tipo di situazione, come dire, non può andare, come dire, non può essere attuale, non va assolutamente bene. Infatti io, come dire, ho molta paura rispetto ai tempi che ci sta dettando l'Europa. Cioè, voglio dire, se noi pensiamo che nel 2026, almeno così parlano gli avvisi, dobbiamo, il 2026, lo dico soprattutto ai ragazzi, è domani per la pubblica amministrazione, per 4 anni praticamente passano in un niente, dobbiamo, come dire, consegnare lavori di svariati milioni di euro. Come dire, io qualche dubbio mi viene, e soprattutto qualche perplessità. Ecco, voglio dire, questo potrebbe essere un tema che la tua scuola potrebbe affrontare, perché penso che sia molto attuale. Sì, non nascondo che, fra l'altro, scusami, che te la sei cercata. Allora, abbiamo soldi per aggiustare le scuole, però faccio un esempio: io è da ottobre che ho chiesto di abbattere un muro, non è che ho chiesto chissà che, tu lo sai, un muro, perché ho un'unica classe che non ho l'ambiente per tenere tutti i ragazzi insieme. Abbattendo quel muro risolverei il problema, però per questioni burocratiche, perché alla fine è quello, non riesco a venirne a capo. E io sono arrivata a gennaio, ho dovuto costringere, prendendomi le mie responsabilità, perché poi il responsabile della sicurezza sono comunque io, a tenerli tutti insieme a una distanza che sta sotto un metro. E questo per me è un fallimento di tutti, non solo il mio. Bene, Michele, hai un impegno di far abbattere questo muro, caro Michele. Se c'è qualche giovane, non perché quelli che sono
intervenuti non siano giovani, siete molto più giovani di me. E qualche ragazzo, sia di Manfredonia, sia di Monte Sant'Angelo, sono sempre intervenuti nei precedenti seminari, adesso sono più intimoriti, com'è? Abbiamo un altro po' di tempo. Intanto una cosa è certa, che questi seminari, questo seminario ha avviato un dialogo tra Monte Sant'Angelo, tra le amministrazioni di Monte Sant'Angelo e di Manfredonia. Questo è un primo risultato, secondo me non è da scartare, è un risultato importante. Ci sono varie questioni che sono emerse, lo scopo del seminario era ed è questo, far emergere queste questioni. La questione industriale, dici niente, insomma, di Macchia, è una questione grande come un grattacielo. All'epoca io ero, oltretutto, all'epoca dell'Enichem, ero sindacalista all'epoca della CGIL e mi preoccupavo e mi occupavo principalmente nella Fircea dei chimici, e quindi dei contratti chimici e così via. Potrei stare qui a parlare per giornate intere, ma ve lo lascio immaginare, diciamo. D'altra parte la storia poi si è conclusa, la storia dell'Enichem si è conclusa come abbiamo visto, ed è ancora aperta per la questione dell'interramento dei rifiuti che lì rimangono e lì stanno e staranno, a mio avviso, per tanto tempo ancora. E comunque, ecco, se c'è Francesco Carbonaro, vuoi intervenire? Prego. No. Sì, buongiorno. Intanto presentati. Sì, sono uno studente del liceo artistico a Gironcalli di Manfredonia. Quarta C, ovviamente. Volevo chiedere a tutti e due i comuni, visto che prima abbiamo parlato di emigrare, del fatto che i giovani emigrano e non rimangono appunto nei comuni oppure nelle città dove sono nati. Appunto, cosa ci potrebbe favorire il non emigrare in altre città? In pratica, che lavori, cosa potremmo fare per il futuro in questi comuni per non poi emigrare in altre città? Quale, non lo so, stabilimento economico, un qualcosa che ci stabilisce di poter andare avanti, no? La domanda è precisa, prego, assessori, a tutte e due. Prego, allora, Giuseppe, basta. Parto io, anche per una questione di vicinanza d'età, perché prima di rispondere voglio raccontarvi anche un po' perché io ho deciso di rimanere a Manfredonia, perché io non ho studiato all'Università di Foggia. Io mi sono laureato all'Università di Bologna, quindi ho vissuto 5 anni fuori, e poi ho deciso di tornare qui a Manfredonia, anche prendendomi un rischio sotto un certo punto di vista, perché alla fine è stata una scelta che tutti mi hanno sconsigliato. Ora io non sto dicendo ai ragazzi che bisogna per forza rischiare, perché appunto alla fine uno deve tornare se ha delle opportunità. Quindi è giusto che voi ragazzi che noi ragazzi vediamo le cose anche da un punto di vista più concreto, perché poi riempirsi solo di parole, appunto, dire è importante rischiare nel proprio territorio, è vero, perché poi alla fine una certa percentuale di rischio bisogna anche prendersela, perché il discorso è questo, è che poi anche lamentarsi di quello che c'è nella propria città, se poi non ci si espone in prima persona, diventa anche poco corretto, secondo me. Però tolto questo discorso, che è giusto per spiegarvi un po' la mia esperienza personale,
noi come amministrazione appunto abbiamo il compito, e questo è tutto, a mio modo di vedere, è tutto un discorso collegato, è tutto un collegamento, perché come abbiamo detto prima, il nostro compito deve essere proprio quello di sviluppare la città a 360 gradi e creare occupazione. Ovviamente se io adesso dovessi dirti con precisione quali possano essere le soluzioni dal punto di vista occupazionale, quindi dal punto di vista delle opportunità, sarebbe anche difficile, magari potrei anche fare promesse non realizzabili, eccetera. Però io penso che amministrando in un certo modo, creando una sorta di rete di infrastrutture, anche una rete dal punto di vista sociale, il benessere non fa altro che entrare, cioè diventa quasi un circolo. Diventa quasi un circolo, perché magari si valorizzano le tradizioni, quindi si torna a fare anche determinati tipi di valori, di lavori, anche dal punto di vista manuale. Quindi anche chi non vuole studiare, si riprendono delle tradizioni. Ad esempio io faccio sempre l'esempio, a Manfredonia abbiamo una grande tradizione che purtroppo man mano sta scemando, dei maestri d'ascia, sarebbero coloro che lavorano sulle barche. A Manfredonia abbiamo una grande flotta peschereccia, e loro lavorano manualmente. Questo è un lavoro che col tempo sta andando scemando. Quindi il compito dell'amministrazione, a mio modo di vedere, deve essere proprio quello di creare un sistema che tenda, da un lato, a rivalorizzare tutte queste attività, l'artigianato locale, tutto questo tipo di situazioni, creando in questo modo occupazione dal punto di vista, appunto, per quanto riguarda lavori più artigiani, lavori più manuali. E al tempo stesso si crea una sorta di indotto anche magari attraverso il turismo, perché poi a livello di infrastrutture, se si cresce con le infrastrutture, cresce anche il turismo, quindi anche strutture ricettizie, quindi si crea lavoro magari per chi ha frequentato l'istituto alberghiero, ed è tutta una catena, perché crescendo dal punto di vista economico, crescendo dal punto di vista del lavoro, si cresce anche da tutti i punti di vista, perché poi magari anche chi ha studiato fuori è più incentivato a tornare. Quindi non riesco a risponderti in maniera precisa e puntuale dal punto di vista di quali possono essere le iniziative, però diciamo che nel nostro progetto di città, anche senza fare campagna elettorale o parlare della campagna elettorale, abbiamo sempre parlato anche delle piccole imprese, del rivalorizzare le piccole imprese, perché alla fine Manfredonia non si basa sulle grandi imprese, ma si basa sulle piccole imprese, sulle attività dei commercianti, e quindi è noi è su questa linea che abbiamo intenzione di sviluppare la nostra città. Bene. Perfetto, grazie. Grazie mille. Michele, se vuoi dire qualcosa. No, io condivido quello che diceva Giuseppe. Le direttrici effettivamente sono diverse. Cioè, nel senso che, voglio dire, abbiamo accennato entrambi a quella che potrebbe essere l'opportunità dell'area industriale, che lo dico, come dire, veramente senza remore, cioè voglio dire, è un'area importante, è un'area infrastrutturata in quel modo, difficilmente se ne trovano in Italia. Quindi pertanto voglio dire, se la politica accompagna, e quindi la politica intendo sia di Monte che di Manfredonia, così come dicevo prima, accompagna questi processi, io penso che ci siano opportunità anche nell'area industriale, quindi voglio dire, ne beneficeranno ovviamente soprattutto i ragazzi. Però non tralascerei, è la stessa cosa che viene anche a Monte Sant'Angelo, l'aspetto che diceva Giuseppe, ovvero ci sono alcune tradizioni, alcuni mestieri che purtroppo, non lo so per quale ragione, ma non si praticano più, gli artigiani stanno scomparendo nei nostri territori, ed è un vero problema. Basta insomma confrontarsi con tutti i cittadini, quindi dico allo studente, basta confrontarsi con i propri genitori piuttosto che con gli zii, ti accorgerai che magari chiamiamo gli artigiani da fuori, e questo, come dire, non produce sicuramente economia per i nostri territori. È importantissimo, secondo il mio punto di vista, anche, come dire, il percorso formativo, quindi scolastico, che andate ad intraprendere nei prossimi anni. Io penso, voglio dire, che mancano anche tanti professionisti, mancano tanti ingegneri, mancano tanti architetti, mancano anche, come dire, professionisti appunto che possano in qualche modo, voglio dire, dare una mano anche alle pubbliche amministrazioni. Bene, grazie. Francesco Carbonaro voleva replicare. Prego, prego.
Sì, sono sempre io. Vorrei fare un'altra domanda. Sì. Adesso, più che altro in senso sociale, no? Come può, sempre parlando di emigrare, come può una persona giovane, ovviamente in senso sociale, nel senso di non aver tranquillità sociale, cioè non essere tranquillo in maniera di socialità, nel senso che una persona che, come dire, si vuol dire, no? È un genio, una persona che è brava e studiosa, però vuole rimanere qui. Però qui non ha persone che lo capiscono, in senso che ci sono persone, la maggior parte, non acculturate, e poi soprattutto vorrei aggiungere il fatto che la Puglia è famosa anche per la, come detto prima, per la criminalità. Ecco, questi qua sono due punti molto importanti per una persona per non emigrare, soprattutto giovane. Ecco, come si potrebbe, non lo so, intervenire per questi due punti? Ah, per quanto riguarda la criminalità, io penso che, vabbè, anche seguendo un po' il dibattito di questi giorni, gli avvenimenti tra Foggia, San Severo, anche purtroppo l'evento spiacevole al collega assessore di Monte Sant'Angelo, è chiaro che c'è un problema serio. E che molto spesso nel tempo è stato sottovalutato, perché poi io penso che la criminalità in questa zona è sempre stata sottovalutata e ne stiamo pagando le conseguenze. Quindi io penso che ci sia bisogno di sostegno per quanto riguarda la criminalità, senza dubbio, dal punto di vista dello Stato. Lo Stato deve sostenerci, non basta mandare 50 uomini in più, ma c'è bisogno di sostegno concreto e di controllo concreto sul territorio, e di andare un po' alle radici, perché poi, tra virgolette, tagliare solo qualche ramo non è sufficiente, c'è bisogno proprio di andare a curare il problema alle radici, perché ormai gli alberi ci sono, quindi tagliare semplicemente dei rami non è sufficiente. Per quanto riguarda il problema sociale, è un po' più complicato rispondere a questo tipo di domanda, oggettivamente, perché purtroppo io sono cosciente della situazione sociale che c'è, però al tempo stesso io penso che anche il discorso di rimanere qui, oltre al fatto che c'è bisogno di un grande lavoro dal punto di vista scolastico, perché deve essere anche la scuola a educare, oltre che a insegnare esclusivamente dal punto di vista proprio di insegnamento pratico, c'è bisogno anche di un insegnamento dal punto di vista sociale, quindi la scuola riveste un ruolo fondamentale. Però al tempo stesso non ti nego che alla base della mia decisione di tornare qui c'è proprio questo, c'è proprio la motivazione che mi hai dato. Ossia, anch'io quando stavo fuori ho sempre sentito gli amici miei lamentarsi di Manfredonia, dire a Manfredonia la situazione dal punto di vista sociale è questa. Ho capito però che se poi tutti noi che ci riteniamo tra virgolette persone per bene andiamo fuori, a Manfredonia non restano che persone che, come dici tu, dal punto di vista sociale magari sono meno per bene, quindi dobbiamo essere noi per primi a rimanere qui e provare a cambiare le cose noi in prima persona. Io penso che la politica appunto debba intervenire, l'amministrazione debba intervenire per creare una situazione di base su cui poter lavorare, ma poi dobbiamo essere noi cittadini, non come, sto parlando proprio come cittadino, non come amministratore adesso, dobbiamo essere noi cittadini tutti quanti a metterci in gioco in prima persona, a cercare di cambiare le cose in prima persona con l'aiuto della politica e dell'amministrazione, che comunque deve creare una situazione di base che permetta di avere un terreno più fertile per cui tutta la cittadinanza. Grazie, Basta. È un intervento, quello di Basta e quello di Francesco, ovviamente, che io personalmente condivido. Io sono rimasto qui all'epoca da giovane, non me ne sono andato dopo la laurea, quindi ho fatto la stessa scelta tua, Giuseppe, Basta, quella di rimanere qui e dare il mio contributo alla costruzione di una società diversa, più vivibile. Ho detto all'epoca anche il mio contributo alla costruzione dell'Università di Foggia. Lì c'è anche una mattonella mia personale. E
quindi condividi il ragionamento di fondo, che se tutti i giovani vanno via, chiaramente diventa un deserto, sia Manfredonia che Monte Sant'Angelo. Noi abbiamo il compito di rimanere a lottare per il nostro territorio. Francesco, volevi dire qualche altra cosa? No. E allora sì. Vorrei chiedere una terza domanda. Invece, parlando della problematica sui posti, oppure sull'ambiente, appunto, adesso faccio un esempio di Manfredonia, visto che sono di Manfredonia. Parlando di ambienti come, non so, ville, oppure posti dove poter stare, parlando invece della protezione di questi posti, perché non vengono protetti, oppure non vengono tutelati oppure curati? Anche perché, come dicevamo prima, la società è abbastanza, come dire, immatura, è molto vandalica. Ecco, su questo rispondo con molto volentieri, perché è proprio la mia delega ha a che fare anche col decoro urbano, la cura del verde, quindi è proprio competenza mia da assessore. Per quanto riguarda la cura, noi dobbiamo partire da un presupposto di fondo, perché è un discorso che abbiamo affrontato già prima nei vari interventi. Purtroppo il comune di Manfredonia, come penso anche gli altri comuni, sentivo anche che a livello scolastico, abbiamo carenza di personale, quindi dobbiamo partire da questo grande presupposto. In passato c'era una vera e propria squadra di manutenzione del verde fatta da dipendenti comunali che poteva intervenire in ogni caso. Noi adesso, per quanto riguarda la cura del verde, abbiamo esclusivamente 7 lavoratori socialmente utili, che ci tengo a ringraziare, li ringrazio sempre pubblicamente, perché fanno un ottimo lavoro. Poi però c'è anche da scontrarsi con la realtà. Siamo un comune in predissesto, abbiamo un piano di riequilibrio finanziario, quindi abbiamo veramente ogni cosa che facciamo la rendicontiamo alla Corte dei Conti e abbiamo margini di manovra molto 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 risicati, quindi dobbiamo anche scontrarci con la realtà. Quindi comunque stiamo lavorando per cercare di dare un certo decoro urbano alla città, e al tempo stesso, per quanto riguarda il discorso che hai fatto tu sul controllo, stiamo cercando attraverso dei finanziamenti di installare un sistema di videosorveglianza, perché poi, per quanto noi possiamo contribuire con la polizia o comunque con la cura del verde, c'è bisogno anche di controllare, perché come dicevi tu, poi c'è anche da scontrarsi con la realtà sociale, perché se uno offre un servizio ma poi dopo 5 minuti magari uno pulisce una zona, dopo 5 minuti la gente la risporta, c'è bisogno per forza di maggiori controlli, magari di una videosorveglianza e quindi anche di punizioni, perché poi è brutto definirle quasi punizioni, però è anche giusto che sia così, perché c'è bisogno anche di educare attraverso la punizione. Quindi non si chiama punizioni, si chiama educazione. Educare attraverso la... Esatto. E penso che c'è bisogno anche di punire, per cui in certe situazioni, per arrivare ad educare, per cui l'obiettivo nostro deve essere sempre quello di che le punizioni non siano più necessarie, perché magari la popolazione è educata a comportarsi in un certo modo e non si verificano più determinati eventi. Quindi c'è solamente bisogno di tempo? C'è bisogno sicuramente di un po' di tempo, quello sicuramente, non sono cambiamenti che possono avvenire da un giorno all'altro. Però io sono fiducioso da questo punto di vista, perché faccio un esempio: anche quando è stato avviato il discorso del porta a porta, avevamo una percentuale di differenziata bassissima. All'inizio la popolazione si opposta al porta a porta, adesso magari non tutte le fasce di popolazione, però la maggior parte della popolazione si è abituata alla differenziata e tende a differenziare. Ovviamente anche da questo punto di vista poi l'obiettivo deve essere quello di che col tempo la popolazione si abitui a 360 gradi alla differenziata, ora anche se non è un tema specifico di cui stavamo parlando, però l'obiettivo poi deve essere addirittura quello di eliminarlo il porta a porta e di installare magari delle strutture che portino a differenziare senza che ci sia il porta a porta. Diciamo, è tutto un processo graduale, non possono esserci dei processi che cambiano, diciamo, l'immaginario collettivo oppure la cultura collettiva da un momento all'altro. Ho capito, grazie. Bene. C'è qualche altro intervento? Sì, buongiorno.
sono della quinta liceo classico del Gian Tommaso Giordani di Monte Sant'Angelo. L'Aureola Francesco, ok. Sì, innanzitutto ringrazio Giuseppe Basta e Michele Fusilli per i loro interventi e ringrazio la preside e Domenico per averci dato questa opportunità ancora una volta. Ma la mia domanda era molto più specifica, volevo ricollegarmi un po' a quello che era stato detto prima da Francesco. Noi come singoli cittadini cosa possiamo fare nello specifico perché venga apportato un miglioramento alla nostra società? E quindi magari l'invito, ok, ci deve essere la buona volontà da parte dei ragazzi di tornare nel proprio paese, però nel concreto cosa possiamo fare noi? Vorrei una risposta anche magari da Michele Fusilli, quindi dal nostro, dall'assessore del nostro paese, oltre che da Giuseppe. Sì, ciao Francesco. Come dire, il tema, secondo me, il tema da te toccato, come dire, è molto importante. Innanzitutto, non l'ho detto prima per dimenticanza, secondo me viviamo, partiamo dal presupposto, che viviamo sia Monte Manfredonio, sono territori bellissimi. E questo, voglio dire, qualche volta, insomma, ricordiamocelo, ecco. Cioè, voglio dire, non è semplice vivere in territori così belli come i nostri. E io penso, insomma, che questo, come deve essere soprattutto la nostra stella cometa, cioè quello che dobbiamo perseguire. Come diceva Giuseppe, io dal punto di vista lavorativo anche io ho vissuto fuori e sono qui insomma da diversi anni, sono tornato e sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Soprattutto Francesco, io mi auguro che i miei figli restino nei nostri territori, perché non è semplice. Cosa fare? Le azioni concrete, prima, come dire, anche l'altro Francesco per ricollegarmi, insomma, perché reputo insomma che siano argomenti importanti. La pubblica amministrazione, consideratela, voglio proprio, come dire, estremizzare e semplificare alcuni concetti. Consideratela come una famiglia normale, come un salvadanaio, cioè chi ha qualche, come dire, soldo in più, qualcuno ne ha qualcuno in meno. Però la semplice, come dire, raccolta differenziata. Facciamo degli esempi concreti, anche perché secondo me, come dire, con gli esempi riusciamo a comprendere meglio il significato di alcuni concetti. Se noi facciamo una raccolta differenziata, come dire, quindi ci mettiamo impegno nel farla, vuol dire che gran parte del rifiuto lo differenziamo. Differenziando il rifiuto, il comune, come dire, ha meno spese, perché il rifiuto non differenziato va in discarica ed ha un costo elevatissimo. Quindi per la pubblica amministrazione questo che cosa vuol dire? Vuol dire con molta probabilità che non può aggiustare la panchina se si rompe. Vuol dire, magari voglio dire, effettuare meno pulizia per le strade. Vuol dire offrire meno servizi. Ecco, insomma, questi diciamo sono aspetti concreti che con molta probabilità, come dire, non si riescono a comprendere perché li viviamo con molto distacco, ma io sono convinto, come dire, che se i cittadini, come dire, adottano comportamenti adeguati, comportamenti quelli giusti, poi del resto aiutano un po' tutti, e qualsiasi comune, Monte, Manfredonio, ma io sono convinto che tutti i comuni, nel momento in cui hanno delle risorse da poter spendere per i propri territori, lo fanno con vero piacere. Noi, Francesco lo sa bene, abbiamo, come dire, la fortuna, per esempio, che le scuole di Monte Sant'Angelo, e per questo, come dire, ringrazio adesso Michela, ma ringrazierei anche le altre due dirigenti dei due istituti comprensivi, funzionano, come dire, molto bene, che non è poco. L'offerta formativa, secondo me, è eccellente a Monte Sant'Angelo. C'è soprattutto un tessuto associativo molto importante. Siamo, come dire, abbiamo tantissime associazioni che si occupano di cultura, si occupano di sport, si occupano di altre attività, che, ripeto, voglio dire, non è poco, voglio dire, aiutano tantissimo la pubblica amministrazione. È chiaro, voglio dire, che soffriamo, per esempio, magari rispetto a Manfredonia, alle condizioni, per esempio, climatiche, piuttosto che, come dire, altre situazioni, insomma, di percorrenza rispetto ai centri più grossi. Però io sono convinto che se poi alla fine uno tira le somme,
come dire, le situazioni per poter restare nei nostri territori sono senza dubbio positive. Ed è chiaro, se, come dire, se le cose migliorano, se le cose, come dire, sono positive nei territori, non è di certo, voglio dire, perché c'è il buon senso della pubblica amministrazione. Io dico che se i cittadini, come dire, non seguono le pubbliche amministrazioni, difficilmente le pubbliche amministrazioni ottengono risultati positivi. Forse il contrario può accadere, però se c'è simbiosi, insomma, tra cittadini e pubblica amministrazione, io sono convintissimo che, come dire, che i risultati possono essere positivi. Lo avete visto, voglio dire, in questi 5 anni noi ci siamo impegnati tantissimo, almeno voglio dire, nel mio campo, per portare, come dire, per esempio un rinnovamento alla Villa Comunale, che da qui a qualche mese, insomma, verrà riconsegnata a voi. Gli spazi. Ma quindi, Michele, notizie sulla Villa Comunale? Tra qualche mese, tra quanto? Sì, io mi auguro che prima dell'estate riescano a consegnarla. Purtroppo vogliamo anche noi. Purtroppo, voglio dire, è vero, ci siamo presi, insomma, qualche... E di questo, come dire, mi scuso pubblicamente, insomma, perché, voglio dire, era un luogo frequentato. Però devo dire anche che sono convinto, voglio, che aspettare qualche mese in più non è un dramma, anche perché nel momento in cui poi ne prenderete il possesso, vi scorderete di tutto e sarete contenti del fatto che la villa sarà nuova, rinnovata. A tal proposito, per esempio, anticipo soprattutto ai ragazzi di Monte Sant'Angelo, mi auguro che venga sfruttata in maniera adeguata lo spazio sovrastante la villa comunale, perché l'idea è quella, appunto, di consegnarla ai ragazzi per poter fare cineforum, per poter fare, insomma, spettacoli all'aperto. Ecco, voglio dire, se c'è collaborazione, se ci sono anche suggerimenti, per esempio questo, invito Giuseppe, insomma, a sentire i ragazzi da questo punto di vista. Noi, insomma, in questi anni, come, le idee pervenute rispetto almeno ai lavori pubblici non sono state tantissime. Sì, qualche suggerimento c'è stato, però voglio dire, non sono state tantissime. Anche perché sappiamo benissimo che qualche volta, come dire, i processi che riguardano la pubblica amministrazione ti portano a pensare a tutt'altro, poi magari alla funzionalità vera e propria di quelli che sono gli ambienti pubblici ci dimentichiamo, perché, voglio dire, probabilmente non viene il giusto suggerimento da parte degli studenti, dei ragazzi, ed è una pecca sicuramente delle pubbliche amministrazioni. Quindi, insomma, l'invito che vi faccio sicuramente è a restare. Non ci sono, come dire, non ci sono altre soluzioni, perché il futuro, non siete effettivamente solamente il futuro, siete anche il presente delle nostre comunità. Bene. Grazie mille. Il nostro tempo, a quanto pare, sta scadendo. 2 o 3 minuti, io me li prendo questi 2 o 3 minuti per ringraziare tutti. Giuseppe Basta, ringrazio te, il sindaco di Manfredonia, ringrazio te, Michele Fusile, il sindaco di Monte Sant'Angelo, ringrazio te, Michela Granatiero, che si spende tanto perché la scuola di alta formazione politica riesca a raggiungere la propria finalità di fondo, che è la formazione politica. È venuto fuori oggi la vera sostanza della formazione politica. I ragazzi, i giovani, devono fare delle domande alle amministrazioni, devono cooperare con le amministrazioni, non distaccarsi dai governi locali, perché i governi locali governano voi, soprattutto i giovani, e quindi ci deve essere questa dialettica tra i giovani e le amministrazioni che hanno bisogno di voi, delle vostre proposte, come questo seminario sta dimostrando, rispetto alla villa, ma rispetto a tanti altri problemi. Questa è la finalità di fondo di questa scuola, che deve essere motivo di orgoglio da parte soprattutto di tutti. Questa scuola è di alta formazione politica, alta,
il che significa che è l'unica poi in Italia, è l'unica in Italia, perché le scuole di formazione politica sono appunto quelle sorte, sono scuole di partito. Questa non è una scuola di partito, e poi è in collaborazione con l'università, mentre tutte le altre scuole di formazione politica sono scuole emanazione dei partiti. Non c'è l'università, voglio dire. L'alta formazione la dà solo l'università, e l'Università di Foggia è orgogliosa di questa partecipazione. È orgogliosa, vi assicuro. La delibera che fu firmata dal Senato accademico 4-5 anni fa, adesso non ricordo bene, era una delibera firmata all'unanimità da parte del Senato accademico. Quindi questo lo volevo ribadire, invitarvi al prossimo seminario, che sarà il 15 di febbraio, il 15 di martedì, 15. Mimmo, non ti sentiamo più. Disattivato, ho disattivato involontariamente. Ok, ok. Vi invitavo, ripeto, a partecipare al prossimo seminario, dove parlerà il professor Mario De Aglio, che è anche giornalista dell'Università di Torino, è uno degli economisti più famosi, importanti a livello europeo. Ci parlerà ovviamente della trasformazione del suo territorio, che è quello di Torino, che è stato nell'immediato dopoguerra il territorio trainante di tutta l'economia italiana. Quelli non avevano niente, hanno trasformato un territorio, da là l'hanno portato alla Z, hanno trasformato un territorio nel senso vero del termine, creando posti di lavoro, creando tante cose belle. E noi abbiamo il compito almeno di sapere queste cose, che cosa hanno fatto, come hanno realizzato e così via. Oltre alla conoscenza del nostro dei problemi del nostro territorio, abbiamo anche il compito di conoscere chi è riuscito a fare più di noi, E Mario De Aglio ci parlerà di questo. Era tutto orgoglioso Mario De Aglio di parlare del suo territorio piemontese, del suo territorio torinese. E poi il ciclo seminariale sarà Mimmo, il microfono. No, non ti sentiamo. Sì, ecco, adesso ecco. Sicuramente. Si concluderà con la partecipazione del Vescovo di Manfredonia, che è il 22 febbraio, sembra la stessa ora. Il Vescovo che ha scritto e pubblicato una lettera pastorale per la, lui usa il termine, trasfigurazione del territorio garganico, del nostro territorio. Quindi si concluderà con il Vescovo e vi do quindi l'arrivederci a questi due altri seminari con Mario De Aglio e il Vescovo Padre Franco Mosconi. Di nuovo grazie a tutti per la vostra disponibilità. Ringrazio gli interventi dei ragazzi, anche chi non è intervenuto, perché ha capito di che cosa si trattava. Abbiamo dato un esempio di democrazia dal basso, vera, di collaborazione, di discussione, di dialogo tra la città giovanile tra la città in generale, diciamo, è
i due governi locali. Questo è un esempio di democrazia vera. Vi saluto e arrivederci. Alla grazie prossima. A te Mimmo, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao Mimmo, grazie. Buongiorno. Grazie. Grazie. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Michela.